Senta, Renzi Gentili. Sì, buonasera. Senta. Sì. Eccomi. Buonasera, Renzi. Buonasera, buonasera. Senta. Buonasera, senta. Come cambierà il PD con Renzi al comando? Ma non fa ridere, io tutte le volte ride. Signori cari. Sì. Io voglio dire solo una cosa, perché bisogna capire. Sì. Che il PD deve diventare uno stato della mente, un atteggiamento dell'anima, signori miei. È sicuro? Perché io non ne posso più sentire, dice, ma Renzi, perché io non posso più sentire parole come partito, ma lo è. Sezione, iscritti, tessere, cupello. Perché cosa c'entra? Sono tutte parole che hanno superato ampiamente la data di scadenza. No, vabbè, però voi siete... Tu le annuse e fanno quell'odorino di marcire. No, vabbè, però il partito... Signori miei, la sinistra deve lasciare le sezioni per ritrovare le sensazioni. Ma dove ci si trova poi, scusi, adesso con tutto... Vedete, io non voglio dire... Sì? Perché dice Renzi, il PC... Ha fatto anche... Non ha fatto, ha fatto anche cose buone. Ma beh, il PC... Se la son cavata. Ma no, se la son cavata, perché, il PC è... Per esempio, i panini con le salsicce. No, ma no, ma no. Le ha fatte bene? Ma no, la ma... pesca di beneficenza. Dice, signori, ma no, guardate che fare il panino con la salsiccia è difficile. Ma il PC... Ma ha fatto la storia di questo paese. Quelle cosettine lì le hanno sapute far bene. Ma no, ma è la storia del paese. Ma noi ora dobbiamo andare oltre, signori questo miei. Questo capisco, ma... Dobbiamo abbandonare il socialismo per abbracciare i social network. No, vabbè, ma non sono due... Sono due cose diverse, nel senso che... Basta col c'è. Sì. Troviamoci in chat. No, vabbè, ma cosa c'entra? Scusi. Lei non può rinnegare... Signori miei... C'è un passato che... Applaudite. Dei valori... Ma no, ma... Perché? Ma non applaudite. Ci sono dei valori di riferimento. Dove, sono dove... truccato bene? Sì, guardi, signori fare, miei, se mi chiedete dove io devo collocare il PD... Ecco, dove si colloca? Io vi dico, il PD sì? deve essere la pausa pubblicitaria tra il diritto al lavoro e i diritti sociali. Ma cosa c'entra la pausa? Diciamolo, uno statuto dei lavoratori senza un jingle. No, ma guardi che... No, ma... È robettina. No, ma i diritti dei lavoratori sono importanti. Ancora diritti... parlare? Ma signori miei! Ma ci esistono... Ancora parlare! Ma non fa ridere, i diritti dei lavoratori... Ha parlato dei diritti dei lavoratori! Signori miei! Ma non faccia così! Renzi! È una cosa, il diritto miei, dei lavoratori. Ancora a parlare. Sì. Io voglio dire questo, vedete? Il diritto dei lavoratori. Bene, io voglio venire dietro ai diritti dei lavoratori, mi guardi? Non... Signori, però io voglio anche ricordare a tutti quanti qui che se Steve Jobs non fosse stato licenziato, avrebbe inventato la Apple? Vabbè, ma cosa c'entra? Lui ha avuto un suo percorso. Signori, sta per uscire il mini iPad Retina. Ma chi se ne frega? Se non l'avessero licenziato, avremmo ancora l'iPad mini senza Retina. Non è questo. I diritti dei lavoratori sono un'altra cosa. Non faccia così. Signori cari, oggi per un leader della sinistra non è importante aver letto il Capitale di Marx. Ah no? E cosa? Ma il catalogo di Marx Mara. No, ma lasci sta. Sono due. Guardi, non voglio confondere i valori. Voglio una sinistra che sappia di Alcantara. Ma chi se ne frega dell'Alcantara? Scusi, i valori. Io, signori miei, voglio un PD che sappia dire alla gente le parole che nessun Berlinguer ha mai saputo dire. Ah. Parole come. Come? Personal trainer. Ma cosa c'entra? Ma no, ma personal trainer, signori miei. Guardi, Renzi, veramente. Perché io non voglio parlare alla pancia del paese, ma agli addominali del paese. Ma no. Perché la sinistra si è sempre occupata solo del tessuto sociale, mentre la gente è terrorizzata dal tessuto adiposo. Ma lasci stare là, perché questo perché? Perché? Perché aprire per accogliere il calore, spalancare per placare la plastica del politicare. Ma cosa sta dicendo? Cambiare per scalzare i vecchi arnesi del fare. Ma guardi che e no. Cercare la chiusura del cerchio in un abbraccio. Ma cosa ha detto? Ma non si capisce cosa dice. Cosa ha detto? Non è importante, è un flusso di parole. Ho capito, ma c'è qualcuno che dovrà votarla? Forse guardi... No. La prego. E il farfugliare. Il farfugliare. Signori miei, l'arte del farfugliare. La prego. Ci ho messo 22 anni. Ho iniziato con la ruota della fortuna. Attenzione, mi guardi. Mi guardi? Di... La guardo, ma non giochiamo. Adesso, grazie al potere della mente, seguirò un esperimento della trasformazione della materia. Ma parliamo di politica. Mi serve il suo aiuto. Mi guardi? Sono qua. Le passerò la parola. Che? Mi passa la parola. Passata. Sicuro? Lei ha un cervello?
Guardi, spero di sì. Ero convinto. Mi guardi? Sì, la guardo. Mi guardi? Sì, no, cosa fa? No. Si alzi. No, 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 la prego. Passata! Cosa ha passato? No, non sento niente. Signori, no. mi può dare la sua giacca, per cortesia? Sì, sì. Il signore ha sentito niente, perché... Perché non ha sentito niente? Non lo so, non guardi. Quindi lei non ha sentito? No, io no, non ho sentito niente. Posso fare la musica, per cortesia? No, cosa fa? Ho qualcosa qui? No, 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 non ha niente. Lei non ha sentito? Io... niente, niente. Cosa c'è? È la mia. Scusate. No... Vabbè, ma è bravissimo, è bravissimo, 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 molto bravo. Molto e nell'altra bravo. Cosa c'è? Beh, uguale, l'altra uguale, l'altra manica uguale, quindi. Ah, no. Vabbè, guardi, grazie, complimenti, e bravissimo, bravissimo. Dice, bravissimo. Come ha fatto a indovinare la manica? Infatti, come ha fatto? Perché so l'ascoltare del giaccare. Sì, senta, parliamo di argomenti che possano interessare, tipo la fuga dei cervelli. Sa che da questo paese, no, i giovani se ne vanno. Cioè, non fa ridere. Ho sentito ridere. Anch'io questa leggenda metropolitana. No. I giovani che migrano un po' come il coccodrillo nelle fogne. No, guardi. Un po' come il ragno nella banana. No, è un problema. Sono quelle serio. Storie che ci piace raccontare per divertirci intorno al fuoco. Ma quale fuoco? No, sono signori tanti miei, giovani che non hanno nell'epoca, futuro. Nell'epoca dei social network, vivere in quattro in una stanza nella periferia di Reggio Calabria o stare con una modella in un loft a New York è la stessa cosa. No, guardi, provi ad andare nella periferia di Reggio Calabria, non credo. Ma che... siamo così sicuri che il vero problema dell'Italia sia la fuga dei cervelli o il fatto che da 6 anni non c'è più il Festival Bar? No, senta, guardi, l'economia va a rotoli in questo paese, non c'è futuro. Dobbiamo abbandonare i trend economici per tornare a un'economia trendy. Ma cosa vuol dire? Al giovane laureato che deve lasciare la casa, la famiglia, la fidanzata, persino il Moncler, il PD, deve dire una cosa sola. Cosa? Bollicine. Ma perché bollicine? Ma no. Dobbiamo chiudere l'angoscia nel freezer. Eh? Per mettere in cantiere la frizzantezza. E come si fa, scusi? No, la prego. Dimentica il dolore per cercare il calore. Aumenta la benzina nella tanica del fare. Ma che tanica? Per incendiare l'incedere del decidere. Ma non si capisce. E ritrovare a ritroso la strada del cuore. Non si capisce, guardi, non... Posso dirle una cosa? Cosa le è rimasto di quello che ho detto io? Ma niente! Niente! Non è rimasto niente! Signori miei, quando parlo io non rimane niente! Quello è un problema però! Signori miei, basta col vecchio modo di comunicare! Ah sì? Basta con la cultura degli ottantenni, sia la cultura degli anni ottanta! Perché se io sarò eletto, io non prometto che rifarò l'Italia del boom! Ah no? Ma rifarò l'Italia del... Cosa? UM! Ma perché? Ma chi so? Ma no! Ma chi so? Ma cos'è sta roba? Ma cos'è? Chi so? Cos'è? Questi sono gli UM del fare. Ma no, gli UM del fare, ma no. Ma cosa fa? Sapete fare. Ma no. Fare sapete. Ma cosa? Sapete fare. Ma la prego. Li ho presi tutti perché sono smart. Io sto traguardo e loro ancora lo star. E sapete perché? Perché per primo io sono pazzo di me. Dico fare, dico amare, ci cascano tutti perché so parlare. Vengono tutti insieme a me. Ora ho vinto sul mio carro, tanto posto c'è. Vinco io perché son vuoto, come sa il mio pubblico devoto. Senti me, è meglio il vuoto di parole, poi lo riempirai. Non ti chiedo solo il voto, ma di essere renziano in toto. Dai, partiamo, metti in moto. Gli anni Ottanta ci aspettano là. Ma chi c'è dietro? Là dietro, ma... Sai che moderni. Yeah, yeah. Mi sono preso il PD. Sono soddisfatto di essere arrivato fin qui. Ma non basta, lo so. Cosa ha fatto? Anche letta al forno mi cucinerò. Mi fingo nuovo, mi fingo cool. Dalle Mauflis mentre io un full. Dai compagno, non fa così. Tanto a cosa può servire più di te. Scegli me perché c'è un vuoto e
vincere, lo sai. Meglio io, dammi il tuo voto. Sembro Fonci pure senza moto. Guarda qui, che terremoto. Addio, vecchio PD. Ma perché addio? No, cosa fa? No, sono una nuova PD. Ah, ecco. Faccio anche la posa, la prego. Cosa fa? Ma perché? E adesso ripetete tutti con me. Cosa? Dire. Baciare. Fare. No. No? Vanity fare. No, la prego. Ha già fatta la copertina. 10 pagine della mia intervista del Farfugliare. No. In omaggio. Cosa? La carota del Rosicchiare. Grazie a tutti, ricordatevi di dare il vostro contributo alla Sardegna andando sul sito www.lasette.it. Ci vediamo fra poco con Papa Francesco della Mare.